Ciao a tutti, io lo so che sto per fare una cosa di cui mi pentirò amaramente. Riuscite a vedere tutto questo? Tante borse, io sono ossessionata da loro sin da piccola. Sono almeno 2 settimane che devo mettere a posto le borse, quindi non perdiamo altro tempo. Questa borsa è più o meno recente, risale ad una fissazione dell'anno scorso, perché sono tutte frutto di una fissazione, ovviamente. Sono ossessionata. È di Pinco, questo modello è diventato molto famoso l'anno scorso, tanto che l'hanno ricopiato in molti, anche motivi. È di una misura media, questa catenazza un po' troppo eccessiva. E la cosa che non mi piace tantissimo è che non è molto facile da aprire, quindi se ce l'avete addosso fate molta fatica. Ha 3 tasche, quella centrale c'ha pure la cerniera, infatti è così a fisarmonica. È di pelle, carina, ovviamente la tengo perché quando mi capiterà più di comprare una borsa blu elettrico, metti che mi serve. Su questa sono molto indecisa, penso proprio che la darò via, ma la darò via significa la butto, perché è una borsa che ho comprato a New York da Forever 21. È tipo una pochette molto grande, è tutta rovinata e la terrei soltanto per ricordo, ma no, la butto. Per la serie borsa accesa, questa me l'ha regalata una mia amica l'anno scorso per il compleanno, è di Zara. Questa è un po' simile alla Pink, però è molto più facile da aprire in ecopelle. C'ha una catena pure graziosa in realtà, quindi la tengo. Una volta, nell'attesa di risparmiare soldi per comprare quel Gucci, ovviamente poi non l'ho mai fatto, ho comprato questo marsupietto da Zara, che è carino perché è una bustina. In realtà l'ho utilizzato tantissimo, l'ho messo pure al Gay Pride quest'anno. Oh no, forse adesso mi viene la nostalgia e non lo butto. Avevo pensato di buttarlo. È un po' rovinato, però forse altre 2 volte posso metterlo. Forse al Gay Pride l'anno prossimo. A proposito di marsupietti, praticamente molto simile, però secondo me è fatto anche meglio. Le mie amiche Vale e Manu mi hanno regalato questo. Questo marsupietto è di Stradivarius. Secondo me potete trovarlo ancora. Devo essere onesta, non l'ho mai messo. Ma semplicemente perché con i cappotti non so bene come organizzarmi. Adesso quando eliminerò il cappotto a Palermo penso che succederà presto. Tra l'altro è molto carino perché dentro ha una parte per inserire le tessere. Poi ha altre 3 taschine interne e una con la cerniera, cioè ci va un botto di roba. Altra borsina che tengo, che però è nella mia collezione da un paio di mesi, è questa borsina di Emilio Pucci che ho trovato a casa di nonna. Ed è secondo me molto carina. È tipo marroncina, dentro c'è 2 tasche, che è piena di assorbenti interni. Maria, che tucci! Tutte le borse di mia nonna avevano gli specchietti, cioè se non proprio della borsa, comunque aggiunti. Era di un vanitoso. Mi piace perché si chiude così. La vedete questa? Questo è uno dei motivi per cui voglio smetterla di comprare le cose senza pensare. Penso di averla comprata in Portogallo, non so se voi ve la ricordate. L'ho comprata sicuramente da Parfois, non l'ho mai messa, forse una volta soltanto. Infatti non c'è niente dentro le borse, invece di solito nelle mie borse c'è un sacco di roba. E comunque non l'ho mai usata, non mi piace la chiusura, non mi piace questa cosa, non mi piace sta catena. No, non la voglio, la do. Potrei fare un video sulle borse che ho comprato a causa dei social, perché questa l'ho comprata proprio per quel motivo, non mi ricordo chi seguivo in quel tempo. L'ho presa al mio primo anno di università. Ha inciso le mie iniziali ed è della marca The Cambridge Satchel Company. Ed è tipo di questo bordo che non ho capito perché ho scelto in questo colore. È di pelle, dentro è tipo un po', boh, non lo so, camosciata. In realtà l'avevo comprata forse per portarmi il computer, ma il computer non ci entra. Però mi ricordo che il primo anno l'ho utilizzata tantissimo. Alla tracollina, in realtà è una cartella super carina, quindi la tengo. Sicuramente l'ultima volta che la indossavo ho svaligiato una chiesa. Comunque questa è una borsina che avevo comprato da Frau, perché qui a Palermo in via Macheda da Frau vendono anche delle borsine fatte in Italia. È super carina perché è di pelle rosa cipria con questa cosa tipo Valentino. No, ma quanti soldi ci sono? Dentro si chiude proprio quella cerniera, ha una tasca e una con una cernierina. Ha la tracollina sempre rosa cipria, mi piace tanto questa borsa, in realtà non la uso da un po', devo riutilizzarla. Cioè, adesso con questi posso comprare un'altra borsa. Altra borsina che mi era piaciuta tanto quando ve l'ho fatta vedere e che ho comprato all'outlet di Furla è questa, molto piccina, è verde oliva, con questa catena che è tipo forse la mia catena preferita per le borse. Bella, così fredda, color oro.
La borsa è molto piccola, cioè dentro praticamente non ci sta niente, però ha una tasca in cui mettere cellulare e chiavi, poi delle cose per inserire le tessere, un'altra tasca in cui mettere magari i soldi, non lo so. Comunque devo dire che la uso spesso, specialmente in primavera, perché il verde oliva mi piace troppo. Voglio soltanto farvi vedere le condizioni di questa cosa. Ora, questa è una borsina, bustina, che avevo comprato da Zara, tipo a 17 euro, e che ho come l'impressione che ci sia ancora. In realtà è carina perché è tipo di finta, di finto camoscino, è come se fosse una pelle trattata, però non è pelle. Ha tre tasche, una centrale, magari in cui mettere le cose un po' più preziose perché si chiude, soltanto che dopo poco tempo il coso qua della cerniera è diventato così. Però in realtà guardandola, siccome io di sera uso sempre borse piccoline, potrebbe andare. Aveva pure una tracollina che io ho subito eliminato perché la sera io le borse le tengo a mano. Forse cambio questo e la tengo, che dite? Facciamo questo gioco, alla fine di questo video vi dico quanto ho guadagnato. Questo e anche questo significa che questa borsa era vuota e sarà stata schiacciata da altri. Questa cosa mi fa diventare una pazza. Comunque, questa borsina l'avevo ricevuta da un'azienda che faceva borse a Firenze di pelle ed è molto carina, è molto simile a tutte le borse che vende Federica Piccinini su Glitter Room. Ha anche la tracollina, poi si chiude tipo con due clip, ce ne ha una così e una così. E dentro aveva un sacchetto. Vabbè, questa cosa che si sia schiacciata così mi dà un nervoso incredibile. Non tanto per qui, ma proprio per qui, perché si è rovinata. Allora io non la voglio più. Non ci sono le malattie. Però mia madre mi ha detto che a lei piace e la usa e quindi gliela do. Voi non avete mai visto questa. Questa borsa che è tipo messa in mano a gente di un certo tipo potrebbe essere la cosa più tascia del mondo. È tipo una borsa da cerimonia, non c'entra manco l'iPhone. L'avevo ricevuta da un sito cinese e tipo l'avevo scelta perché mi faceva troppo ridere. No, poi perché costava tipo 60 dollari, era la cosa più cara che avevano. Allora ho detto, vabbè, sarà stupenda. In realtà dà un sacco di luce, non me la sono mai messa ovviamente, a parte che neanche sapevo dov'era. Poi vabbè. Ma il fatto è che è pesantissima, cioè è come portarsi un mattone. Però mi piace troppo, io una volta la voglio usare. Questa è la borsa del mio primo What's in my bag, Jet Set Travel di Michael Kors, in questo color bordeaux, non so, forse mi piaceva il bordeaux. È una borsa serenissima, nel periodo in cui Michael Kors mi piaceva da morire e dicevo a tutti che era mio parente, perché sono sicura che sia mio parente. Adesso Michael Kors mi fa cacare, però in realtà questa borsa è graziosa, la tengo. Con questa borsa ci ho fatto la guerra. Questa è la mia borsa da sera, cioè, o perlomeno l'ho stata quando uscivo praticamente sempre solo con questa la sera. Ma c'è un cornetto portafortuna dentro. No, vabbè, raga, assurdo. Ci sono delle ciglia finte. No, sentite, io non ce la faccio a liberarmene, anche perché probabilmente copierò il modello. L'ultima arrivata è questa borsina con la forma della pasticcino di Weekend, soltanto che è di tipo PVC ed è marrone, molto trasparente, diciamo, quindi quello che c'è dentro si vede. Ha due tracolle, una di tipo catena normale e l'altra invece con la catena così, fa un po' vintage. Ancora non la voglio usare perché secondo me è in primavera. Altra borsa di cui mi libero è questa, perché praticamente non l'ho mai usata. Anche questa l'ho comprata da Parfois e quindi credo di non dover più comprare borse da Parfois. È tipo verde, in realtà non è male, però non è proprio una cosa che io utilizzo. No, comunque è inutile conservare una cosa che già so non metterò mai, quindi ciao, è stato un piacere, forse ti avrò messo una volta. Questa è la mia borsina, quella che ho fatto io, la sto usando praticamente sempre per uscire, però adesso alla fine dei cosini io ho messo un campanellino, però mi dà i nervi, quindi penso che metterò qualcos'altro. L'ho fatta a Vale pure l'altro giorno e niente, la amo troppo. Lasciate un pollicenzo se vi piace. Allora, secondo me c'è un eccesso di catena, poi è piccola perché non ci entra il cellulare, però ha una tasca interna nella quale ovviamente non c'entra il cellulare, con un'altra taschina. Ma che devo fare? Però d'altro canto non ho nessuna borsa oro. Vabbè, me la tengo, eppure questa è di Zara dell'anno scorso.
Questa borsina ricorda vagamente quella di Celine. L'ho comprata a Porto, qua c'è scritto Keep It Simple anziché Celine. Ha due tasche, le bustine si staccano con una clip. La tracolla è di similpelle nera, in realtà molto carina, secondo me per partire, in attesa che mi compri la Celine. Cioè, vedi mia madre che mi sistema le borse in una cosa Gucci che non ci azzecca niente, sarà della cintura forse. C'è questa borsa che è la borsa, penso, più scomoda che io abbia mai comprato. Mi piace tantissimo, il brand è Cassiopea, qua a Palermo si trova la Rinascente, però ha tutti questi glitter che danno una luce pazzesca e stupenda, ma ti rovinano tutti i vestiti e poi si staccano, quindi quando la metto io la tengo sempre in mano. Vediamo che c'è dentro. Dentro ha solo una tasca e non c'è niente, però Cassiopea è un brand made in Italy. Ovviamente la tengo perché l'adoro. Poi c'è lei, che ha una catena che non mi piace assolutamente, però è una borsa che mi piace tanto, che sto usando tanto, non ha un brand. E dentro ci sono un sacco di soldi. J.B. Anderson Mini Pierce Bag. L'amo troppo. Nonostante sia stato un investimento, io lo so che sotto questo video si scatenerà il delirio, però so anche che a tante di voi piacciono le borse, quindi ve le faccio vedere. Ce le ho, è un'ossessione, non ci posso fare niente. Avrei potuto comprare sicuramente una cosa più vista, però questa niente, mi ha conquistata. Non pensavo che l'avrei utilizzata così tante volte, devo dire, invece la uso praticamente tutti i giorni. Molto carina, perché a me piacciono tanto le borse di paglia, quindi la tengo. Cosa c'è qua? No. La sica la Yonchante Tulite si trova fort de pourvue. Me l'aveva insegnata mio nonno quando ero piccola. L'ho comprata con gli scontissimi di Zara l'anno scorso, pensando che potesse essere l'investimento più bello della mia vita. L'ho presa a 9 euro ed è di pelle rossa. E dentro ha soltanto una tasca. Poi cerco questa cosa. Come vedete non l'ho mai usata. Però è un po' come quella blu e quella gialla, prima o poi troverò l'occasione per metterla. Sicuramente la metterò solo una volta e poi rifarò il decluttering tra qualche anno e la darò via. Per ora non me la sento. Questo zaino è di Herschel, non so come si chiama questo brand. L'avevo comprato per portare il computer e in effetti comunque è carino, penso di tenerlo, va tantissimo tra i ragazzi immagino. Altro zainetto stracarico che neanche svuoto perché lo uso praticamente tutti i giorni è questo, è di Kanken ed è questo, è portacomputer proprio per il 13 pollici, tanto che qui ha una tasca apposita per il computer perché è rinforzata e poi lo zainetto è molto capiente. Secondo me è perfetto anche per partire, questo colore mi piace da morire, io l'ho preso su Amazon, vi lascio il link nell'info box. Come non farvi vedere questa borsa dalla quale non mi separerò mai perché non lo so, Miss 60 mi ricorda un periodo della mia vita straordinario. Io compravo solo da Miss 60 quando ero piccola. È una borsa di pelle arancione, come vedete ha qua tipo ricamata una farfalla. E l'abbiamo comprata io e mia madre per cambiare una cosa. Facciamo la prova cellulare. Ah no dai, qua il cellulare ci entra, quindi posso sempre riutilizzarla almeno un'altra volta. Sempre di Cassiopea, una borsa che adoro tantissimo. Peccato per la tracolla perché è troppo lunga e purtroppo questa tracolla non si può tagliare in nessun modo. È questa con tutti questi uccellini che ovviamente una volta mi avevate detto come si chiamavano ma me lo sono scordata subito. Poi me l'avete ridetto, me lo sono riscordata. È una borsa a fisarmonica, è molto carina. Dentro ha due tasche, ma questo cos'è? Se mi conoscete sapete il mio dubbio esistenziale su questa borsa. È una borsina di Michael Kors, nel colore praticamente più venduto di Michael Kors, che mi regalò un mio fidanzato qualche anno fa e che io odiai profondamente perché non la volevo. Dentro ha una taschina, un cosetto tipo per tenere le chiavi, in realtà è molto capiente perché ci va anche l'acqua. Ogni tanto me la metto, non riesco ancora a liberarmene. Paia è colore assurdo, quindi ovviamente la tengo. È una borsa che avevo comprato da Prima Donna per la Domenica Italiana. Mi piaceva da morire, così che ne avevo presa anche un'altra. Mia madre me l'ha fatta rendere. E l'unico problema è che forse è troppo grande, però no, è carina. Ma questa, dico, avrebbe la sua tracolla, ma portata con la tracolla è imbarazzante. Mi piace molto perché è tipo a forma di busta proprio, solo che è un po' troppo grande, forse il colore, c'è qualcosa in questa borsa che proprio non mi convince. Io l'avevo comprata per portarmela la sera, ma è troppo grande per portarmela la sera, quindi poi alla fine non l'ho mai usata.
le diamo l'ultima possibilità. Qua ci sono due borsine, una delle quali è nuova perché mi ricordavo di averla ma non sapevo proprio dov'era e l'ho trovata qualche tempo fa. E questa che ho comprato da Primark, questa l'ho utilizzata tantissimo perché fa una luce assurda. Dietro questa è di stoffa mentre questa è di similpelle. E tipo le ho comprate in un periodo in cui si usavano tantissimo queste borse con le perline. E io questa l'ho presa tipo 10 euro. Veramente si sta distruggendo, quindi la devo sistemare. Questa è la borsa della mia prima collaborazione su YouTube. È di Fintapelle marrone, c'è la cerniera verde oliva e le mie iniziali incise in verde oliva. Super carina. Lei comprata al mercatino, distrutta la domenica italiana. Bellissima, tipo di una pelle strabella, morbidosina. Dentro mi piace da morire, proprio vintage. Mianna è il brand. Dentro abbiamo forcine. Ovviamente è tutta rovinata qua. Poi c'è stato un periodo che la spazzolavo, non mi ricordo che facevo. Un posto, poi questo colore mi piace da morire, quindi la utilizzo da questo lato. Sempre vintage, con una stampa stracarina. È di braccialini, me l'ha capitata mia madre in qualche mercatino. L'adoro troppo. Altra borsa che è dello stesso sito che mi aveva mandato quella nera. E questa è gigante, è blu, fa un odore incredibile, ha tre tasche, è enorme, cioè questa per partire è perfetta e non la do via per nessun motivo al mondo. L'unica cosa che mi ha sempre un po' infastidita è che secondo me è troppo bassa, doveva essere un po' più alta. Poi c'è lei, che è stato il regalo di compleanno di Vale dell'anno scorso, mi piace tanto, la uso spessissimo. C'è la mia tessera sanitaria qua dentro. Ma passiamo a lei. Penso che sia stata la borsa più amata di Zara in un particolare periodo. La uso pochissimo perché è proprio pesante, è grande, tutte queste catene, questa cosa tipo coccodrillo. Però in realtà quando la uso, cioè la metto sempre con outfit un po' particolari, poi mi piace, quindi non me ne libero. Poi c'è questa carina dalla quale non posso allontanarmi. Lei è stata il mio approccio col vintage, nel senso che è stata proprio la mia prima borsina comprata in un negozio vintage. Ed è carina, certo non penso che me la metterei mai in questo momento storico della mia vita, però ogni tanto con un outfit un po' più da figlia dei fiori. Borsa di nonna, furla, di paglia, alla quale però tipo non so che cosa è successo alla fodera interna, quindi ho dovuto aggiungere un'altra borsina sempre di nonna. Io adesso eliminerò tutto quello che c'è qua dentro perché c'è troppa roba. Sempre di nonna, sempre di paglia, strautilizzata, ma è rossa. Questa borsina che è dentro è tipo di ecopelle, poi c'è anche la tasca gialla. 10 centesimi! Anche questa ha fatto la guerra. È una borsina di Zara, piccola, piccola, piccola. Cioè, in realtà io l'ho sempre tenuta così, perché mi si apre, perché si chiude con un magnete e quindi se la riempi un po' di più poi resta aperta. Non lo so, sono combattuta. Vabbè, ditemelo voi se devo tenerla o darla. Questa bustina è il motivo per cui sono nate le mie borse, perché l'ho comprata da Zara, dopo 3 giorni si è rovinata e ho detto vabbè, adesso le faccio io. Quindi niente, ciao. Questa borsina è vintage, l'ho presa in un mercatino, è tutta di velluto nero con queste cose dorate, troppo carina. E dentro è deliziosa, delicatissima. Ci sono 3 taschine, in realtà ci entra solo il cellulare, però per un'occasione un po' particolare è carina. Poi c'è lei, pasticcino bag maxi di Max Mara Weekend dell'anno scorso. Quella di quest'anno è praticamente identica, non c'è di questo colore, c'è in color sabbia che... quella piccolina l'ho già puntata, anche se secondo me la pasticcino è ideale nella versione media, perché questa è troppo grande, io l'ho utilizzata praticamente solo per partire perché da portare in giro è troppo grande, io non uso borse grandi di solito. Poi abbiamo uno zainetto di Fintapelle molto grande che forse avevo comprato da Subdued tanti anni fa. In realtà lo tengo perché alla fine è uno zaino nero, forse per partire, ma per il resto penso non l'avrei mai usato. Questo verde, ma sapete che non me lo ricordavo, è troppo carino. Ma forse me l'ha regalato Virginia per il compleanno. Tra l'altro dentro c'è il registratore, cioè questo potrebbe essere utilissimo. Troppo carino, è di Zara del mio colore, quindi ovviamente lo tengo. Poi c'è lui, che è il mio zainetto per andare a mare, è in Fintapelle e poi tipo raffia. E dentro ha 2 tasche gigantesche, tipo per il thermos, e poi è veramente capiente, lo uso sempreissimo d'estate. Ed è di un brand che si chiama La Ragazza dello Sputnik, potete trovarla su Instagram. Poi c'è questa borsa che mi ha regalato mia mamma una volta per Natale, è di Zara,
E mi piaceva tanto per andare all'università, è comunque molto carina, è tipo di camoscio, grigio, carina. L'unico problema di questa borsa è che non ho mai avuto la tracolla, però la tengo. Pure questa la adoro tanto, proprio come le mie borsine, un po' più carica. È di Zara di tanti anni fa, mi piace tantissimo. Paglia e legno, non so che dirvi. Non ci credo, qua c'ho degli adesivi di una serata di non so quanti anni fa. Immagino tanti. Troppo carina. Certo, questa strada di paglia semplice non così sarebbe stata forse più bellina. Poi c'è questa che è ridotta a uno schifo, proprio distrutta. Però è la mia borsa degli esami e quindi non la posso dare. Tra l'altro si capisce che è una borsa che ho a che fare con l'università, perché c'è calcolatrice. Poi dentro è sporchissima, ma la butterò quando mi laureerò. Se mai dovessi laurearmi, altrimenti starà con me per sempre. Borsa di paglia, un classico. Ogni anno praticamente ne compro una nuova perché mi si distrugge, visto che la compro brutta, diciamo. Questa l'ho presa da Pinky. C'è scritto see you later. Mi sembrava carina. Però in realtà le borse di paglia sono sempre esageratamente grandi e quindi di solito poi finisco per utilizzare lo zainetto. Poi c'è questo sacchettino di coccinelle che ho comprato su Van Privé. Ogni tanto fanno dei sconti su coccinelle, l'avevo presa tipo 60 euro. Dentro non è foderata, è proprio così come la vedete, però di un rosa cipria molto carino, ovviamente la tengo. Poi c'è lei, che è praticamente una delle prime Witton uscite, non esiste più questo modello, ed era di mia zia infatti. Ovviamente la tengo, dentro sempre soldini e forcine, forcine in tutte le borse. Questa borsa ha una storia molto simpatica, perché una volta sono uscita, mi hanno riaccompagnata a casa e non trovavo più le chiavi di casa, perché io non sapevo che esisteva questa tasca, però involontariamente avevo messo le chiavi qua. Quindi sono stata sveglia tutta la notte, sono anche andata a mare l'indomani e quando sono arrivata a casa l'indomani pomeriggio mi sono accorta che le chiavi ce le avevo in borsa. Neverfull MM di Witton, tela monogram piena di cose. Ovviamente la tengo, per un momento avevo anche pensato di comprarla con questa fantasia, però forse no, perché è un po' esagerato, una va più che bene. Ci sono tante borse che non vi sto facendo vedere perché sono già sistemate e mi scoccio a prenderle. Adesso vi faccio vedere le due borse più significative per me. La prima è una cosa orribile che mi sono fatta comprare a sciacquo quando avevo 14 anni, perché io palesemente volevo il bauletto Witton e figurati se a Sciacca c'era Witton quel giorno. C'era The Bridge e questa mi sembra la cosa più simile. Osceno, ma io non me ne posso liberare. Cioè, a me fa troppo ridere questa borsa se penso a come ho fatto per averla. Non posso liberarmene, cioè per me è straordinaria. Ma la borsa più brutta sono andata a scegliere poi. E infine c'è questa che è, credo, Speedy 30 ed è tipo una delle borse che uso più in assoluto, nonostante io non abbia la tracolla. Sono solo 5 le borse che ho declatterato. Meglio di niente, no? Io spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate preso come un puro momento per staccare la spina da tutto, perché non serviva a niente, non volevo ostentare niente, assolutamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo exo, la retro!